tutti, benvenuti sul nostro canale Rosso da Terino. Oggi ho pensato di fare insieme a voi lo strudel. Ce ne sono tantissime versioni, ma tante. Io lo faccio a modo mio, buonissimo, e vi assicuro che non ne potrete fare più a meno. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, per il nostro strudel, gli ingredienti che ci servono sono circa mezzo chilo di crema pasticcera ottenuta da 250 mg di latte. Troverete il tutorial della crema sulla nostra pagina. Poi abbiamo due mele, potete mettere le golden, le stark, quelle che vi piacciono. 50 g di uvetta, una tazzina di rum, mezzo bicchiere di acqua, 9-10 biscotti savoiardi, scusatemi, e un rotolo di pasta sfoglia e un paio di cucchiai di zucchero. Andiamo avanti con la preparazione. Allora, iniziamo con l'affettare le mele. Guardate che magia, favolosa. Rifiliamo e poi la tagliamo a quattro. E andiamo avanti con l'altra mela. Una volta tagliate tutte e due le mele, prendiamo una padella o quello che vi piace, le mettiamo dentro. Aggiungiamo due cucchiai generosi di zucchero. Io uso quello bianco semolato, potete usare anche quello di canna. Una generosa spolverata di cannella, scusatemi, prima non ve l'avevo elencata. Generosa, eh? Ecco qua. I 50 g di uvetta. Accendiamo e una bella spruzzatina di rum. E le facciamo andare. All'inizio alzo un po' la fiamma, poi dopo abbasso. Non si devono spappolare. Nel frattempo ho iniziato a riscaldare il forno, l'ho messo a 180 gradi, lo strudel va cotto a 180 gradi, più o meno forno statico, e 170 forno ventilato per circa 40-50 minuti, dipende poi dalla grandezza dello strudel chiaramente. Allora, una volta fatto ciò, iniziamo a riscaldare il mezzo bicchiere di acqua naturale. Facciamo il nostro sciroppo con, ecco qua lo zucchero, due cucchiaini di zucchero, siamo generosi, due e mezzo. Vado alla valigia. Allora, nel frattempo stendiamo la pasta sfoglia. Usiamo questa comprata, facciamo prima. Prossimamente vi farò vedere come farla in casa, non è difficile. Ecco, una volta cotto le mele, guardate, non sono spappolate, anche perché hanno un'altra cottura in forno, le metto in una bowl a, diciamo, raffreddare un pochettino. Nel frattempo l'acqua con lo zucchero pronta, l'ho fatto ritirare un pochino, mettiamo qui e aggiungiamo la tazzina di rum.
punto iniziamo la preparazione. Allora, stesa la nostra sfoglia, prendiamo e mettiamo la crema come base, stando lontano dai bordi circa 2 cm, 1 cm e mezzo, 2, così. Perfetto, questa dopo vi faccio vedere. A questo punto posizioniamo i nostri savoiardi, stando sempre lontano dai bordi, vedete, 2 cm, 1 cm e mezzo, 2. Dipende dalla lunghezza della pasta sfoglia, ma più o meno 8-10 savoiardi. Allora, prendiamo un pennello da cucina liquido e con il nostro sciroppo andiamo a bagnare. Generosi ma non troppo. Asciugate da tutti i liquidi, altrimenti fa la pappina. Forno quasi pronto. Allora, adesso non ci resta che chiudere quei bordini. Questo, ecco, il forno è pronto, infatti. Arrivo, arrivo. Alziamo un po' il bordino, questo qui davanti. Poi andiamo a chiudere in questo modo. Con una forbice pratichiamo un po' di tagli e lo inforniamo. Pardon, prima di infornare, mi sono dimenticata una cosa proprio importante. Bagniamo un po' lo strudel con il nostro sciroppo al rum. Così, invece che con l'uovo, facciamo in questo modo. Un po' di zucchero. Ripeto, potete mettere quello di canna o questo bianco, normale, sommato. Ecco qui. Rosticina favolosa. E noi adesso andiamo in forno. Eccoci qua, dopo 50 minuti il nostro strudel è pronto. Attenzione a non bruciarci. Voilà le mie care presine, regalate da una mia amica, la Ferdi, la mia carissima amica. Allora, ecco qua. Là. Bellissimo. Ragazzi, il nostro strudellone è pronto. Bellissimo. Adesso ci mettiamo una bella spolverata di zucchero a velo. Ragazzi, 50 minuti è perfetto. 180-185 gradi. Ecco qua.
qua. Facciamo una fetta, vediamo come è venuto. Beh, adesso è bollente, eh? Sempre meglio tagliarlo un attimino dopo che è riposato, giusto per vedere dentro il capolavoro. Fuma, guardate qua ragazzi, stupendo il profumo. Il nostro strudel è pronto, guardate che roba bella, stupendo. Farete un figurone. Lo potete servire anche con una pallina di gelato alla vaniglia, con un po' di crema all'inglese, un ciuffettino di panna. Da solo è apprezzato in qualsiasi modo e in tutte le salse. Allora, non mi resta che salutarvi, e sperando che vi sia piaciuta questa ricetta, e alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi sul nostro canale Rosso da Terino e azionate la campanellina in modo da rimanere aggiornati sempre su tutte le nostre video ricette. Ciao, a presto!